Se avete visto il video precedente legato a questo lavoro dedicato a Duchamp, vi ho detto che l'ho realizzato in occasione di questa serata, una serata fatta nella Frimocco House, che era casa mia, dove abbiamo fatto per 10 anni questa attività artistica. In questo caso era una serata dal titolo Sera Dada. Allora, questo video lo faccio perché vi voglio presentare il catalogo della mostra. Allora, tenete conto che questi cataloghi, praticamente c'è stato un catalogo, un libro di mostra direi, copia unica, formato grandissimo 33x45, in cui avevamo presentato tutti gli ospiti che invitati a questa sera dada, tutti legati al mondo dell'arte, un po' di artisti, un po' di critici e personaggi, insomma, che erano vicini a questa realtà, che era Frimocco, che era un'associazione, una casa editrice, ma che in questo periodo, in quel periodo, precisamente dal 2007 al 2017, circa 10 anni, ha fatto questa attività artistica. Questa è presente questa serata, dove c'era questo libro di mostra sostanzialmente in due copie. Dopo vi racconterò la seconda copia. La prima copia è il resoconto della serata. Prima però, questo l'abbiamo presentato la sera dell'inaugurazione, quindi gli artisti si sono divertiti a farci scritte, quindi troveremo questo libro molto molto particolare. Allora, la prima pagina, come vedete, è il lavoro che ho presentato nel video con l'omaggio a Marcel Duchamp, qui i barattolini che erano il simbolo di Frimocco, con appunto all'interno l'argilla, quindi il mocco in dialetto derutese, la barbottina in italiano, sui quali io, in occasione degli eventi legati dall'associazione Frimocco, scrivevo i dettagli dell'evento a ricordo di queste serate sostanzialmente. In questo caso era particolare perché sono 24 barattolini. Ho stampato su una A4 in una carta adesiva quest'opera di Duchamp, la più famosa. L'ho attaccata nei barattolini e ricomposta in questa teca. Allora, come vedete nel catalogo ci sono i 24 barattolini che ricordano che rappresentano, diciamo, nella loro interezza l'opera di Duchamp, L'Urinatoio, dedicato a Hermut del 1917. Alle spalle ci sono due fotografie mie, la mia ombra all'interno della fornace per la ceramica. Questo era il logo della serata, sera data. Ecco, iniziamo. Allora, c'è la mia grafica. Poi in realtà con i pennarelli gli artisti si sono divertiti a scrivere chi c'era nella serata, non so, ne a, a, diversi nemmeno si riescono più a comprendere. Comunque, questa era la prima pagina ed era, vi faccio vedere, lo filosofo. Le quattro O dello filosofo formano questo disegno. Lo vedete bene qua, questo disegno, che è un po' un emblema alchemico, è legato alla quadruplice sfera di fuoco degli emblemi di Michael Mayer. Vabbè, non vado oltre, una cosa un po' complicata è alchimia, riguarda l'alchimia. In questo caso, graficamente, avevo ricostruito questo bellissimo emblema del 600. Lo filosofo, chi era lo filosofo dell'associazione Frimocco? Marco Bastianelli. Marco Bastianelli ha scritto un testo. Oh, in queste pagine gli artisti nella serata hanno scritto cose, non so, la polvere distrugge chi fugge, boom, A-P, non so chi sia, non mi ricordo, e tante altre cose interessanti anche da spiegare. Lo filosofo Marco Bastianelli ha scritto un testo che è qui riportato. Adesso, se volete, ci avete un po' di pazienza, io ve lo leggo. Allora, però, vi leggo anche la puntualizzazione finale perché aiuta a comprendere. Non teorica né accademica, che non raggiunge la massa vorace, tutte le frasi in corsivo
ce l'ha prestata Zara, manifesto dato del 1918. Questo giusto per dire che è manifesto, che è manifesto che il nostro non è un manifesto, ma una festa manifesta. Filosofo. È una sorta di dialogo virtuale tra alcune frasi di Zara e i pensieri di Marco Bastianelli, che poi ci mette in mezzo a me. Adesso ve lo leggo. Dada Deruta è una porta aperta per voltolarsi tra morbidi cuscini. Marco Bastianelli. Da Deruta, città di Ruta, la ceramica lustrata illustra il lustro dell'arte di Fidia. C'è da fidarsi di Fidia, infidia o perfidia, confidia, ma non di Fidia. E nell'attimo stesso manifesto attira tutti, proprio tutti, alla serata data dal frimocco. Il mocco è opera antica per la sua novità, il motto è morbido cuscino per voltolarsi, porta aperta solo per chi porta, e chi non porta parta pur. Dada non significa nulla, e infatti siamo qui a far niente, ma non credete che se le porte sono aperte allora sa da entrare, sa da guardare, sa da giocare, e allora chi non gioca parta pur. Per Bacco, provate a voltolarsi sul morbido mocco e poi fatelo cuocere, lustratelo, consegnatelo all'arte così che possa girarsi al limpido vento delle sensazioni immediate. Diventa un mocco manifesto Dada, un mostro che fa paura agli spiriti servili. Servi dell'arte o servi del mocco? Ma ricordo che Dada è insegnamento dell'astrazione. E allora astrai e attrai, poi però sottrai e vedrai come starai. Dialogando improbabilmente. Tristan, la filosofia è quella questione. Da quale lato si deve incominciare a guardare la vita, Dio, l'idea e ogni altra cosa? Attila, guarda la vita da ogni lato, poi chiediti da qual lato. Tristan, ideale, 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 conoscenza, 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 bum 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 bum. Attila, mi illustro di lustro ogni lustro, mocco con comò, chicchirichì, coccoracò. Cerchiamo di essere seri, l'unico sistema ancora accettabile è quello di non aver sistemi. Ma accettare un sistema non è come accettare un albero, è forse già accettare un sistema? Dada non è sistema del caos. Ecco, finalmente così si salva la spontaneità, la creazione dell'eterno. E smisurata sulla scala dell'eterno, ogni azione è vana. Ogni azione è vana, la scala dell'eterno, misurare, accettare, accettare, accetta, lascia, lascia. Dateci insomma morbidi cuscini, incontro con tutti i contrari e di tutte le contraddizioni, di ogni motivo grottesco, di ogni incoerenza. Dateci la vita, ridateci la vita, che qui a Diruta è l'antica ceramica degli avi, l'antico mocco morbido al tocco. Poi indurite la terra, ma solo per ammorbidire lo spirito eterno è il cerchio, e se metti un punto ti impunti, e se non esci più, non esci. Dunque, porte aperte per chi porta, e chi non porta, parta pur! È la vita, amici, la vita che se offre, non soffre. Si ringraziano ovviamente tutti quelli che non vogliono essere ringraziati, per colpa dei quali non possiamo ringraziare chi ci ringrazia per non averli ringraziati. Credetemi, ringraziamoci e voltoliamoci. Ecco, questo era il filosofo dell'associazione Fribocco. Qui iniziano i critici, il folletto da stipendi provvisori, oh, bim bim, sono gli anni della demolizione, a lume spento, Lucia, non so chi è. Questa era la pagina di Andrea Baffoni, anche lui scrive un testo molto Dada rimpara. Dada impara a parlare, a scrivere, a vedere, a sognare. Dada sogno e son destro, sinistro, centro, dada centro di gravità permanente, perforante e dada forma, l'orma dell'orma dell'ormai morta società di un tempo assente, presente, stanco, affranto, incanto, disincanto, dada incanto, accanto, dada accanto nel tanto tempo di un tempo morto. In questo momento dada rinata nel tempo del tormento, mento mente, dada mente nel presente che ha in mente solo Dada. Andrea Baffoni.
Questo era simpatico, lo faccio vedere. Giorgio Croce, che è stato così rappresentato evidentemente con una croce. Non ricordo altro, francamente, ma è carina Giorgio Croce. Questa era la mia pagina. Il lustro del segreto. Il lavorante umido diceva secco che l'opera fatta di Michael Mayer ti insegni del proprio e giovane vasaio. Dai, stando la prima frase dell'articolo di Attilio Quintili a pagina 9 in Iridescenza. Allora, qual era l'idea? Allora, un altro è emblema di Michael Mayer, emblema alchemico. E vado a ricordo, diceva il segreto del lustro. Il segreto del lustro era il titolo del mio testo nella pubblicazione Iridescenze. In realtà in questo caso era diventato il lustro del segreto, perché è un collage con tutto questo emblema e quant'altro rimesso in un senso meno logico rispetto all'emblema di Michael Mayer. Quindi, per cui al lavorante umido diceva secco che l'opera fatta di Michael Mayer ti insegni del proprio giovane vasaio. In realtà l'emblema recitava, vado a ricordo, che l'opera del vasaio fatta di secco e umido ti insegni. E non dico altro, perché è uno, a mio parere, dei più bei emblemi alchemici di Michael Mayer. Poi ci abbiamo Marinella Caputo. Tutto verde gli avevo dedicato questa doppia pagina verde, Marinella Caputo. E scrive: dadaisti sofisti o dadaisti zen? È la negazione dell'arte o l'arte della negazione? È la libertà che esplode o l'arte che implode? È la vita che invade l'arte o l'arte che assedia la vita? È la casualità che irrompe nell'arte o è l'arte che diventa casual? È il senso del paradosso o il non senso che cade addosso? È il dubbio di Duchamp o l'utopia di Switzers? È una partita a scacchi o una roulette russa? Punto interrogativo, punto esclamativo. Marinella Caputo. Interessante. Venne qualche volta Marinella, fece anche la mostra, quella credo Spiritualità e Materia. Fece. Doppia pagina color salmone. Scritte blu di Emidio De Albentis. Il grande Emidio De Albentis ha scritto uno spaccato nel mondo dell'arte facendo delle sorta di rime su alcune divagazioni dadaiste, il titolo, sul sistema dell'arte. Allora lui parla del critico, dell'artista, la galleria, il museo, il collezionista, la rivista e il curatore. Sentiamo cosa da dire. Il critico troppo spesso è criptico, anche solipsistico, e non di rado è cinico, pure archetipico, ma soprattutto non è catalitico, che non sa più essere mitico. L'artista non è un apripista, nemmeno un velocista, pensa di avere una gran vista, ma spesso è nella lista di chi non si rattrista di porlo in zona mista. La galleria è un luogo a mezza via tra cultura e imbroglioneria, arte non tanto al chilo e via. Tutto questo è roba mia, dice in galleria il gallerista senza fantasia. Il museo induce al piagnisteo, ha infatti un grande neo, come in un vecchio liceo, non sa mai se sia più reo conservare al pari di un babbeo o aprirsi a al nuovo come Napoleo. Il collezionista spesso è solo un affarista, ma mancasse dalla lista, come farebbe il povero artista a piazzare qualche sua tecnica mista? Però, caro collezionista, spesso ciò che compri è cosa trista. La rivista, specie se di carta mista, è qualcosa di poco vista. Si illude d'essere ancora in pista, ma delle anticaglie è nella lista. È meglio nella rete avere vista, se morire non vuoi da anticacista.
Infine il curatore. Il curatore pensa di fare gran rumore se la mostra organizza con furore. Lui non sa, povero cuore, che dopo il vernissage se muore ogni ricordo quasi del mostrifico fragore, ma non deve per questo aver timore il curatore. Samantha Retini, cancelletto Twitter chiocciola Nonsense Dada. Questo è il testo di Samantha Retini. Giovanna Brenci mandò, cioè scegliamo una sua foto mentre tagliava il pane. Giovanna Brenci taglia il pane. Passiamo ora al testo successivo. Antonella Pesola ha mandato un testo. Contesti e percezioni. Duchamp, prendendo le gotoire Bottrac, semplicemente quell'oggetto di uso comune, spostandolo nel suo ambiente abituale o a una galleria d'arte, aveva inventato l'arte concettuale. Tornato da un viaggio negli Stati Uniti, non gli fu difficile sostituirlo con un altro scolabottiglia qualunque, perché l'idea dell'opera era proprio quella di evidenziare come l'ambiente modifichi il significato della cosa, di qualsiasi cosa. È solo una questione di contesto. Prendere qualcosa che ha un valore intrinseco e spostarla anche metaforicamente in un museo solitamente la uccide. Prendere invece un oggetto comune e depositarlo in una galleria d'arte gli conferisce significati nuovi. Di per sé non significa niente perché è pensato come parte di un tutto. Allo stesso modo il chiacchiericcio in sala durante un concerto è generalmente deprecabile, ma se avviene durante l'esecuzione di 4.33 di John Cage fa parte della composizione ed è anzi auspicabile. In quel brano infatti l'artista americano chiede a un solista di qualsiasi strumento di non suonare per 273 secondi, meno 273 la temperatura dello zero assoluto, in gradi centigradi, proprio per sottolineare come i rumori della vita quotidiana possono emanciparsi e diventare suoni da organizzare in un discorso coerente. Di per sé non suonare non significa nulla, ma non suonare davanti a un pubblico acquista un significato. Negli anni 50 Cage lo aveva spiegato a tutta l'Italia durante la cera doppia, dove si è portato via 5 milioni di lire come esperto micologo, visto che con la musica guadagnava poco. Tra una specie e l'altra di funghi aveva parlato della sua musica, all'epoca già molto apprezzata in giro per il mondo, e ottenne di eseguire in diretta il suo Water Walker, vasca da bagno, annaffiatoio, 5 radio, pianoforte, cubetti di ghiaccio, pentola a vapore e vasi di fiori. Torna in America adesso o resta qui? Commentò un attonito Mike Bongiorno, dopo essersi congratulato per la vittoria. Io vado, mia musica resta, rispose Cage. Ah, lei va via e la sua musica resta qui, ma era meglio che la sua musica andasse via e lei restasse qui, che io so, buongiorno, che non brillò certo di curiosità. Quello che restava oltre la musica di Cage, che come Duchamp ha enormemente influenzato gli artisti che sono venuti dopo di lui, era il principio della decontestualizzazione. La questione è ancora aperta e sentirsi tanto che nel 1980 La questione è ancora aperta e sentita, tanto che nel 1984 fu trattata con ironia in un film popolare come Il mistero di Bella Vista di Luciano De Crescenzo, nel quale Salvatore, che ha fatto solo la terza elementare, però due volte, va a vedere una mostra dove incappa in un'opera della serie Bathtub di Tom Wesselman, uno dei padri della pop art. Di fronte a un lavoro che rappresenta un bagno finemente arredato, Salvatore si chiede: tempo fa un muratore amico mio durante il lavoro trovò un quadro di Luca Giordano. Subito intuì che doveva trattarsi di un capolavoro. Ma se un muratore dell'anno 3000 sotto le macerie di una villa trovasse un quadro di Wesselman, penserebbe che è un'opera d'arte o un bagno scassato? Dipende tutto dal contesto. Antonella Pesola. Qui passiamo alla parte delle opere. Allora, questa 33x45 pagina doppia diventa praticamente 45x66, bellissimo questo libro. C'è un'opera praticamente a grandezza naturale, era, come sai, di queste dimensioni. Un'opera di Braio Fuso, un'opera bellissima di Braio Fuso. Addirittura ce n'erano due. La prima era Straticromia del 1953 e la seconda era Legno del 1962.
braio fuso. Queste cose c'erano nelle pareti della Fremocco's House. Oh, Giorgio Crisafi. Vedete, guardate che bella doppia pagina. Lui è Giorgio Crisafi, artista, ceramista, attore, ma insomma, un amico dei Fremocco, un amico mio. Allora, Giorgio Crisafi in realtà non portò uno dei suoi lavori, ma declamò la conferenza su Dada di Tristan Tzara. Questa declamazione è rimasta, e dovrei averne il video, e penso proprio che lo tradurrò in un video e lo metterò nella mia pagina. Molto bello, interessante. Carlo Dell'Amico, guardate qua cosa portò per questa serata: uno scolabottiglie, Parigi 1917, sarà stato quello di Duchamp. Comunque, in base a quanto ci ha detto la Pesola, è sufficiente uno scolabottiglie perfettamente coevo a quello di Duchamp, edulcorato da Carlo Dell'Amico con una radice e un neon blu. Radice aiutata del 2007 il lavoro. Questo era un oroscopo euro-occidentale per signore. Molto bello, è un'opera di Andrea Fogli. È un cartoncino che si fa ruotare, ve lo farò vedere in un lavoro, di Andrea Fogli. Molto particolare. Andrea Fogli, un filosofo, un artista. Conosciuto perché abbiamo collaborato con delle ceramiche. Mario Consiglio, Ubu, la sua opera, che mi ha anche regalato, ce l'ho io, non mi ricordo bene dove l'ho messa, ma un giorno la tirerò fuori. È una di quelle delle vecchie piccole televisioni che ovviamente non funziona, ma se uno è da corrente fa quel rumore, con uno zampirone davanti, una testa di una sorta di mostro con quelle antenne della televisione, due candele. Un'opera molto particolare. E lui portò questa. Credo che tutte le pagine sono autografate dagli stessi autori dei testi o delle opere. Sempre qui c'è Mario Consiglio. Questa era la mia esplosione. Questa è la Serenella Lupparelli, che fece delle lettere ghiacciate con l'inchiostro nero, che lei si lasciò sciogliere nella sua camicetta. Quindi durante la serata lei andava in giro per casa con queste lettere che si scioglievano, e la maglietta bianca diventò sostanzialmente alla fine nera. Ed ecco, qui vi spiego la seconda copia del catalogo che feci in una serata che presentai in una serata successiva. In realtà si differenzia da questo primo catalogo perché ci sono le foto della serata. Quindi adesso, quando sfoglieremo il secondo catalogo, in realtà ci sono anche le foto dove si vede Serenella con questo scioglimento addosso. Era particolare perché in questo caso, nella prima copia del libro di mostra, erano solo le opere che poi in realtà si vedevano esposte nella serata. Danilo Fiorucci, non ho scritto il titolo, però erano dei piatti con delle dita, delle maniche che li sorreggevano, e sembrava che questi piatti camminassero. Molto bello questo lavoro di Danilo Fiorucci. E Gianfranco Tomassini mandò una foto molto dadaista. Marino Ficola e il manifesto all'insoddisfazione, è un lavoro del 2012, dell'anno precedente, è una scritta su un pacchetto di sigarette. Luca Costantini, grande Luca Costantini, portò un bellissimo lavoro, queste sue carte geografiche tutte tagliate, è molto bello il lavoro. Nell'altro, poi vedremo nell'altro libro di mostra, si vede installato e si capisce meglio, molto bello il lavoro di Luca. E manda, scrisse anche un testo, sapete che Luca scrive, oramai forse più scrive che comunque gli piace molto scrivere, e scrisse Dada de Cameron. Talora si manifesta quella necessità che già portò l'onesta brigata boccaccesca o i fondatori del cabaret Voltaire a ritrarsi in territorio neutro, relativamente distante dalla degenerazione, per ripensare la realtà.
successe nel 1345 a Fiesole per contrapporsi alla mortifera peste e soprattutto all'investimento, alla degradazione. Successe nel 1916 a Zurigo per contrapporsi alla pestilenziale follia bellica e soprattutto alla degenerazione della ragione. Succede qui ora per distanziare ciò che è possibile e salvaguardarlo dalla peste dell'ignoranza, dalla pestifera superficialità fatta di cattiva fede e pessima memoria. È la perfetta sintesi di questa serata e di quella che era la nostra idea con quell'uomo a portare avanti queste cose. Allora, qui questa era sostanzialmente la pagina finale. Come vedete, questa qui era il foglio A4 adesivo diviso tutti in rettangolini che io ho poi tagliato, e gli stessi rettangolini sono messi nei barattolini e formano questo lavoro di Duchamp destrutturato. Qui lo vedete inizialmente come stampato su un semplice A4. Allora, gli scritti sono, qui c'è il riepilogo di tutto, un po' il colophon di questo libro. Gli scritti sono di Marco Bestianelli, Giovanna Brenzi, Giorgio Croce, Marinella Caputo, Emilio De Albenzi, Samantha Retina, Andrea Baffoni, Antonella Pesola. Le opere: Braio Fuso, Mario Consiglio, Gianfranco Tomassini, Giorgio Risafi, Luca Costantini, Carlo Dell'Amico, Serenella Lupparelli, Andrea Fogli, Marino Ficola, Danilo Fiorucci e Attilio Quintini. L'ultimo, c'è una frase che scrissi che mi era piaciuta molto, e recita: e sotto i miei piedi c'è un baratro e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo della terra degli uomini. Una bellissima canzone di Jovanotti, tratta dal singolo Terra degli Uomini. Questo era, diciamo, la copia che abbiamo esposto, autografata dagli artisti che sono venuti nella serata. Successivamente feci questa seconda copia, teoricamente realizzabile in 24, tanti quanti erano i barattolini, che è sostanzialmente identica alla prima, quindi la sfoglieremo molto velocemente, però vi farò vedere dove poi ci sono le foto. Quindi, diciamo, in questo caso dello filosofo, come vedete, c'è la foto di Marco Bastianelli che declama il suo testo. Non manca ovviamente l'emblema alchemico, la quadruplice sfera di fuoco. In questo caso poi c'è il suo testo, quindi vedete che mancano tutte le frasi scritte nella serata o gli autografi. Ecco, qui nel testo di Andrea Baffoni c'è la foto di Andrea Baffoni che si era messo un cappello che aveva portato Ricca Castigli, bellissimo. Il suo testo, gli altri testi, il testo di Marinella Caputo, di Emilio De Albentis, di Samantha Retini, di Giovanna Brenci, è sostanzialmente identico. Ecco, l'unica cosa che cambia come testi è questo testo aggiunto, nel caso di questa copia, con Rita Castigli, che come vedete, bellissima, al bagno avevamo messo una telecamera che guardava il water, e lei si fece ritrarre con rotolo di carta igienica, lei fece anche un gioco, poi ci sono le foto, simpatico, insomma. Questa era la foto carina perché era sul water di casa su di Frimocco e ripresa da questa fantomatica telecamera. Rita Castigli scrive e poi mi mandò il testo dopo la serata di inaugurazione, che io ho inserito in questa seconda copia. Ma si può essere più dada? Tra i lavori di Braio Fuso, due pappagalli appesi alla parete. È vero, io avevo messo anche un'altra opera, mia opera molto dada, che devo tirare fuori, è un omaggio a Hermut, il pappagallo e la pappagalla, li tirerò fuori, sono molto belli veramente, è un lavoro che poi mi manca, lo devo tirare fuori, lo farò presto. Tra i lavori di Braio, allora scrive Rita Castigli, ma si può essere più dada? Tra i lavori di Braio Fuso, due pappagalli appesi alla parete, le terrecotte esplose di Attilio Quintini, un mostriciattolo fumante,
Quell'opera di Mario Consiglio, il mostriciattolo fumato. Barattoli di moco impilati a riprodurre l'orinatoio di Duchamp, piatti quadrupedi, anzi quadridattili, l'opera di Danilo Fiorucci. E parole da pescare a caso in un cappello di paglia, Frimocco Sauce di Deruta. Lei venne con un cappello di paglia con delle frasi che bisognava pescare, non mi ricordo il gioco com'era. La gente è venuta alla sera di domenica 21 aprile e ha trovato il livello giusto di nonsense che cercava. L'arte sa ridere di se stessa e si nega come tale per rinascere effimera e giocosa, senza memoria e senza futuro. Si è qui per voler essere altrove, nello spazio dell'immaginazione, dove la fantasia fluisce senza scalfire e fa affiorare follie non dette, ma più vere. Attilio apre agli amici il suo giardino di Prospero, dove momenti di gioco e intensa comunicazione riaprono canali di energia e di sogno, di potenzialità dimenticate e di infanzia azzurra. Carinissima Rita Castigli ci regalò questo testo. Poi c'era il testo di Antonella Pessoa, l'abbiamo letto, le opere di Braio Fuso. Abbiamo già viste Giorgio Crisafi, ho aggiunto la pagina con Giorgio che declama durante la serata il manifesto di Data di Tristan Zara del 1919, l'opera di Carlo Nicola l'abbiamo vista, di Andrea Fogli l'abbiamo vista, Ubu di Mario Consiglio l'abbiamo vista, la mia, lo scioglimento di Cerenella Luparelli, come vedete qui c'è la foto, è lei che con questa collana fatta con queste tre lettere di liquido nero che si gelato che gli si scioglieva addosso, tutta la maglietta praticamente che inizialmente era bianca sta diventando nera. Aveva messo anche un'altra opera in mezzo al tavolo dove vedete si mangiava ovviamente, e con le due parole tra e art, e pescavano questo filo da un barattolo di inchiostro nero e quindi tutto sopra casa tutta sporca di nero. Bellissimo per il lavoro di Serena. Ancora le altre opere è di Danilo Fiorucci, di Gianfranco Tomassini, qui c'è il manifesto all'insoddisfazione, c'è la foto di Marino e poi dopo vabbè, qui nella pagina di Luca Costantini ovviamente c'è Luca che declama il suo testo, qui le foto della serata. C'è Enrico Sciamanna e Rita Castigli e via via, qui si riconosce Giorgio Crisafi, Giovanna Brenci, Danilo Fiorucci, Rita Castigli, la Pierelli, vediamo un po' Rita Castigli con questo cappellone. Qui ci sono due artiste che erano, non hanno messo opere, però erano venute e vedete la Patacchia e la Benedetta Galli, Laura Patacchi e la Benedetta Galli davanti all'opera di Mario Consiglio, Ubu. Qui c'era il gioco che faceva Rita Castigli con questo cappello dove bisognava scegliere le lettere, qui c'è il siparietto carino perché Marino dice no, non voglio scegliere il biglietto, dice perché sono senza occhiali, come vedete c'è la prova che lui gli occhiali ce l'aveva ma non vedeva comunque, ma questo era. Poi Enrico Sciamanna, ancora Danilo Fiorucci, Andrea Baffoni, qui c'è Rita Castigli con il gallerista Fulli che purtroppo ci ha lasciato, la Rita Albertini, la Rita Albertini, qui c'è tutte le poi, qui abbiamo tutti i personaggi, c'è Francesco Santaniello, c'è Laura Cerzo Ceccobelli, Mario Consiglio e c'è tante persone c'erano. Poi dopo la serata si era evoluta, per cui la Ranchicchio si era fatta addirittura il terzo occhio e quindi nel frattempo la Serenella Luparelli aveva tolto la maglietta bianca tutta scongelata, tutta sporca. Qui vediamo Davide Stefanori, il famoso ficologo di Frimocco, no? Lo studioso di alghe, il ficologo, e Antonella Pesola. C'era sostanzialmente tutto quanto avevamo detto nella, quindi sono il barattolo contenente Barbottina, l'evoluzione dell'urinatorio di Marcel Duchamp è stata suddivisa in 24 pezzi, ognuno dei quali applicati al vetro del barattolino. C'è la descrizione del lavoro
E sono questi due cataloghi legati a questa Seradada. Ciao, a presto.